Vai, a posto, grazie. Ah, per concessione. Eccoci. Allora, eccoci qui sul titolo della serata. Ovviamente, Double a Double. Ho messo 80 anni per scoprire l'universo, potrei mettere 85, 90. Insomma, l'importante è capire che quando parliamo di questi due Hubble, ovviamente il primo è una persona, è l'astronomo famosissimo che per l'appunto negli anni 20-30 scoprì l'esistenza delle galassie, Edwin Hubble. E il secondo Hubble ovviamente non è una persona, ma è il telescopio spaziale al quale è stato proprio dato il nome dell'astronomo perché, come poi vedremo, il telescopio spaziale, quando è stato messo in orbita, è stato incaricato proprio di indagare sul mondo delle galassie. Uno dei compiti principali che ha avuto il telescopio spaziale è stato proprio questo, visto le potenzialità che questo strumento si è trovato ad avere, poi vedremo anche per quale motivo. E quindi vi dicevo, possiamo partire dal nostro sistema solare con una bella immagine, della nostra Terra, consapevoli che la nostra Terra fa parte di un sistema solare dove purtroppo dal 2006 hanno fatto sparire il Grazie. dato pianeta nano e il nostro sistema solare fa parte della Via Lattea, fa parte della nostra galassia. Qui vediamo un'immagine, oltretutto, che in alto a sinistra ci fa vedere già un po' la struttura del nostro mondo, di casa nostra. Nell'immagine che è stata fatta nel deserto di Atacama, pensate, appoggiando la macchina fotografica per terra, vediamo proprio l'immagine della parte centrale della Via Lattea. Via Lattea, nella quale poi dopo troviamo tutti gli oggetti splendidi che la popolano, le nebulose, gli ammassi, tutto quello che poi riusciamo anche a fotografare anche con strumenti amatoriali. Parlando della nostra Via Lattea, diciamo che negli ultimi anni, ovviamente, anche le sonde sono sempre più potenti, hanno sempre più risoluzione nelle indagini che devono fare. E se nel 2012 eravamo a una valutazione di circa 150.000 anni luce di diametro, attualmente con la sonda Gaia, che è in grado di rilevare anche le stelle più deboli e le parti più esterne della nostra galassia, la Via Lattea è stimata attualmente in circa 260.000 anni luce di diametro e vedete dove è posizionato più o meno il Sole, diciamo più o meno a metà strada tra il nucleo e la parte periferica. Oltretutto, la nostra Via Lattea, nei primi momenti nelle quali si era pensato di disegnare la struttura, era attribuita a un nucleo centrale normale, mentre attualmente sappiamo che è una galassia barrata. E poi, parlando di Hubble, vedremo anche la classificazione delle galassie secondo la loro forma. E la nostra galassia, ovviamente, poi fa parte di questo universo, tanto per chiudere il giro. Ed è questa la parte che mancava nel libro che mi ero messo a guardare. Quindi arriviamo all'universo, lì nell'universo non ci arrivavamo. Quindi il giro completo, partiamo da casa nostra, arriviamo nella nostra galassia, nella Via Lattea, che poi è una delle tante città, delle tante strutture come la Via Lattea che popolano l'universo. E però se noi andiamo indietro nel tempo, per esempio possiamo citare a cavallo fra il 1700 e il 1800 un personaggio famosissimo, Charles Messier, che una storia simpaticissima, con la quale aveva individuato gli oggetti più belli che c'erano in cielo senza a quell'epoca rendersi conto se erano nebulose piuttosto che galassie, piuttosto che ammassi, perché con le ottiche che c'erano allora non si riusciva a fare queste differenziazioni. Pensate che Messier questi oggetti li aveva individuati per scartarli perché lui cercava le comete e questi oggetti che voi vedete in due immagini che sono state riprese con telescopi attuali, quindi qui riusciamo benissimo a vedere che si tratta di due galassie in questo caso, beh, lui li vedeva soltanto come oggetti nebulosi, oggetti sfumati,
che non cambiavano ovviamente mai posizione e quindi non potevano essere comete. E il suo lavoro è stato quello di individuarli, vedere dove erano e classificarli in modo tale che se ci fosse tornato sopra un'altra sera cercando una cometa, beh, sapeva già che lì c'era un oggetto che aveva l'aspetto di una cometa, però dato che non si muoveva, una cometa non era e quindi non ci perdeva tempo. E chiaramente lui non era arrivato ad avere questa differenziazione tra nebulosa, masso e galassia, appunto per la modestia degli strumenti che utilizzava. Come vi dicevo, questo Atlante è un pochino più avanti, l'Atlante che vi ho fatto vedere, adesso qui vedete qualche pagina in maniera un po' più dettagliata, e ci illustra la concezione dell'universo alla fine del 1800, quando eravamo ancora nel 1900. Come vi dicevo, è un'edizione di Oerpli, che oltretutto è una delle case scientifiche ancora più famose in Italia, l'agenda del cielo che ancora viene venduta oggi è della Oerpli, che tutti gli anni fa questa agenda, e questo è del 1890. Beh, da quando Galileo aveva osservato per la prima volta il cielo col suo cannocchiale, l'astronomia lì aveva fatto passi da giganti, e nel 1890 erano diverse le branche dell'astronomia che si erano evolute, ma non soltanto per quanto riguarda il cielo, per quanto riguarda il sistema solare, ma addirittura, nonostante possa sembrare strano, no, che noi lavoriamo già sulla spettrografia e non sappiamo che ci sono le galassie, però con la spettrografia praticamente potevamo indagare oggetti che erano abbastanza luminosi e quindi la spettrografia si era già sviluppata prima che noi scoprissimo il mondo esterno, il mondo che era al di fuori della nostra Via Lattea. Vediamo, scusate un attimo, due persone che devono entrare, ok? Spettrografia che addirittura era già stata fatta, non, il sole è luminosissimo, quindi si erano già ottenuti degli spettri di notevole qualità, come potete vedere, ma non soltanto sul sole o sulle stelle, ma addirittura su comete, che sono oggetti che, come ben sapete, sono deboli e sono evanescenti, per cui la tecnica, anche in questo campo, era già arrivata a ottenere risultati non indifferenti. Per quanto riguarda anche i telescopi, alla fine del 1800 c'era una discreta risoluzione. Qui guardate, ovviamente, come vi ho fatto vedere prima, le pagine che abbiamo visto così alla buona davanti alla webcam, beh, era tutto fatto a mano perché la fotografia non c'era, però i disegni che venivano fatti, proprio perché non c'era la fotografia, venivano fatti con molta accuratezza. E non voglio dire che siamo a livello equivalente, perché a sinistra è una foto, questa l'abbiamo fatta di piano, una foto dell'ammasso di M13, a sinistra vedete però un disegno che, insomma, bene o male, rappresenta con molto dettaglio e con molto realisticamente questo oggetto. Nell'ultima pagina però di questo Atlante, quando si arriva in fondo, e ripeto, quella sera non curandomi della data dell'edizione del volume, mi aspettavo di andare avanti, beh, si vede che oltre un certo punto non ci si va. Leggendo il testo ci si rende conto che si parla di oggetti che. Allora, diciamo questo, che se tu vedi quelle fotografie lì, immediatamente, quei disegni, scusate, immediatamente capisci che si riferiscono a galassie ben note, ben conosciute, però il termine galassie viene usato molto raramente e in maniera, diciamo, impropria, se non nel momento in cui ci si riferisce alla Via Lattea. Però è l'unica che si cita, e al di fuori di questo viene considerato il cielo praticamente. Si capisce benissimo che si arriva alla fine di questo capitolo e non ce ne può essere uno successivo perché la Via Lattea è quello che viene definito cielo e assolutamente non si suppone, non si sospetta neanche che al di fuori del nostro mondo, della nostra città, della nostra Via Lattea ci possa essere qualche cos'altro. E molto spesso oggetti che noi conosciamo come galassie vengono appunto definite nebulose perché non si sapeva cosa fosse. Vi leggo, queste sono simpatiche, ne ho prese un paio di queste definizioni, perché queste sono veramente. Voi adesso pensate alle galassie che noi conosciamo e leggiamo questi passi. Ci dice: le nebulose del cielo si presentano sotto tutte le forme.
dalla circolare all'ellittica alla più irregolare e fantastica, sotto tutte le grandezze, da alcuni gradi di diametro apparente fino a pochi secondi. Immaginatevi la galassia di Andromeda, che è occhio nudo, è grande come 3 volte la Luna, e galassie più piccole. Poi ci dice: vi sono le nebulose fusiformi, abbastanza numerose e di struttura in generale complessa. Qui cambia il colore perché sono due fotografie in 2 pagine diverse, ma il testo è continuo. La tavola 32 rappresenta due di queste nebulose, poi le vedremo, ciascuna sotto due aspetti, secondo che si vede in un mediocre o in un forte cannocchiale. Vi sono fusiformi multiple, formate da due, perfino da cinque nebulose minori, variamente inclinate le une rispetto alle altre, e tutte fusiformi. Vogliamo ricordarci il quintetto di Stefan? Attraverso un cannocchiale potente, la fusiforme qualche volta si cambia in nebulosa forma di spirale, analoga a quella dei cani da caccia riprodotta nella tavola 33. Quindi dei cani da caccia sicuramente una nebulosa. Ecco che qui cominciamo a vedere il disegno che c'è nell'Atlante della nebulosa di Andromeda, quando noi oggi sappiamo benissimo che parliamo della galassia di Andromeda, l'oggetto catalogato da Messier come M31. Oggi sappiamo benissimo che è un altro mondo al di fuori della nostra galassia. Allora questo non si sapeva, e nell'Atlante si parla di nebulosa di Andromeda. Questa è la galassia Vortice M51, la Whirlpool Galaxy, nei cani da caccia. Oltretutto una bellissima immagine, anticipiamo già, ripresa dal telescopio spaziale, dal Hubble Space Telescope, e questo è il disegno che c'è sull'Atlante, dove si dice la nebulosa a forma di spirale nei cani da caccia raffigurata appunto sull'Atlante. Ecco, per chi ha un po' di esperienza, di pratica, di osservazione, mi viene da soffermarmi un attimo su cosa. Ma noi oggi, già con i nostri telescopi, se guardiamo la galassia M51, riusciamo a vedere poco e niente. Poi in fotografia vengono fuori sicuramente la spirale, i bracci, le parti di materia che intercalano appunto le stelle. Però quello che ci suggerisce questo disegno è il cielo che probabilmente avevano a disposizione ancora alla fine del 1890, che consentiva di vedere cose che oggi noi non riusciamo a vedere mettendo gli occhi in un telescopio. Sarà amatoriale, ma se parliamo di uno strumento di 30-40 centimetri, noi a occhio nudo nel telescopio questo non riusciamo a vederlo. E loro lo vedevano in strumenti di dimensioni magari anche inferiori, comunque con ottiche di qualità inferiori. Quindi questo ci fa pensare a una qualità del cielo sicuramente molto migliore di quella che noi abbiamo a disposizione oggi. Ma questo è un pensiero a latere, però sono cose che vanno sicuramente considerate. Bellissima questa è la nebulosa fusiforme. E noi vediamo che questa gli astrofili la conoscono benissimo, è la galassia irregolare M82 che si trova nell'Orsa Maggiore. E guardate anche qui la ricchezza la quale è stato fatto il disegno, e questa è una cosa veramente impressionante. Però anche qui parliamo di nebulosa. Ed ecco che qui vediamo questi tre oggetti: abbiamo M51 in alto a sinistra, la cani da caccia, la galassia di Andromeda al centro e la galassia N82 irregolare più in basso. Ora andiamo a vedere, perché questa è veramente bellissima questa cosa, per cui bisognava bene o male dare una spiegazione a quello che vedevamo in cielo. Questi oggetti, come facciamo a giustificarli? Allora, questa ce la leggiamo perché è veramente una chicca. Allora, gli astronomi del tempo, vedendo questi oggetti, che cosa hanno scritto? L'ipotesi che meglio delle altre raggiunge questo scopo è la recente ipotesi meteorica. Secondo essa, le nebulose, così come tutti i corpi dell'universo, sono sciami di meteoriti. Pensate un po'. I meteoriti non sono per sé medesimi luminosi, e lo diventano solo in grazia di urti e collisioni reciproche. Quindi già ci siamo inventati che sono meteoriti e dobbiamo trovare il modo di farli diventare luminosi. Ma non basta. Dobbiamo anche trovare il modo di farli diventare luminosi e farli girare in modo tale che salti fuori la raffigurazione, per esempio, della galassia M51. Quindi si dice: i meteoriti vanno per l'universo a sciame, e la luce che irradia da essi direttamente o dall'ardere dei gas da essi prodotti
può provenire solo da quelle parti dello sciame meteorico in cui avvengono collisioni. Basta ammettere lo sciame in cui i meteoriti si rivolgono in orbite chiuse intorno ad un centro di gravità e tutte le forme note di nebulose vengono ad essere spiegate. Quindi ci siamo inventati come far saltare fuori la forma di una galassia partendo dalle meteoriti, che forse era l'unica cosa che avevano trovato per provare a giustificare l'esistenza di queste forme in cielo. Attenzione poi però, questo è bellissimo perché c'è tutta una costruzione di un concetto, di una struttura, però probabilmente chi l'ha scritta era convinto, ancora meno convinto di chi ve lo sta dicendo. Dopo aver fatto tutta questa costruzione, attenzione, sventuratamente vi sono negli urti e nelle collisioni di meteoriti, negli svolgimenti di calore, di vapori di gas, di vapori di gas sui quali questa ipotesi meteoritica riposa, questioni ardue di meccanica, di fisica, di chimica finora sconosciute e che potrebbero rendere inverosimile, forse impossibile, l'ipotesi stessa. Quindi, alla fine, detto, buttiamoli un'ipotesi, cerchiamo di costruire qualcosa, ma ci rendiamo conto che tutto sommato sta poco in piedi. Però queste erano le teorie con le quali si cercava di giustificare il fatto che vedevamo questi oggetti alla fine del 1800. Questa è veramente una cosa molto, molto simpatica. Per stravolgere queste conoscenze sulla struttura dell'universo, come avrete intuito, bisogna aspettare ancora qualche anno, rispetto all'Atlante, almeno ancora una trentina d'anni. Quando, cosa succede? Arriva questo personaggio, Edwin Powell Hubble, che è nato negli Stati Uniti, nel Missouri, a Marshfield nel 1889 e poi morto nel 1953, le cui osservazioni, condotte a cavallo del 1923-1924, stabilirono finalmente che gran parte delle nebulose che si erano osservate in precedenza con telescopi meno potenti di quello che lui aveva a disposizione, adesso vi farò anche vedere che strumento aveva a disposizione, beh, non facevano parte della nostra galassia, ma erano anch'esse delle, come delle città al di fuori della nostra, delle altre galassie, molto molto più lontane. Però dovete capire che affermare questa cosa andava a stravolgere tutta una storia di quello che era l'astronomia che avevamo alle spalle, quindi era un concetto assolutamente nuovo. Non è stato così facile arrivare a capire questa cosa e soprattutto ad affermarla proprio nel campo delle teorie che allora erano in voga. L'annuncio di questa scoperta fu data il 30 dicembre del 1924. Ma vediamo un attimino come ci si è arrivati. Intanto diciamo che Hubble osservò 18 galassie, dicono, lavorando con un telescopio, il telescopio Hooker si chiama, molto bello, si trova a Monte Wilson. Qui vedete due immagini in due versioni diverse. Se notate, nell'immagine bianco e nero ci sono alcuni dettagli che sono diversi da quella più recente, è stato un po' ristrutturato anche per mantenerlo in vita, perché questo è uno strumento storico. Questo strumento rappresenta uno dei momenti più importanti della storia dell'astronomia. Con questo strumento abbiamo scoperto che al di fuori della nostra galassia esiste l'universo, quindi direi che insomma è qualcosa di assolutamente significativo. E praticamente lui riuscì a determinare la distanza di questi oggetti che prima credevamo nebulose, che erano nella nostra galassia, utilizzando una categoria molto particolare di stelle variabili, stelle che cambiano la loro luminosità a causa delle pulsazioni che regolano la loro esistenza. Queste stelle particolari si chiamano cefeidi e queste stelle, guarda caso, sono molto luminose di per sé, tanto luminose da poter essere viste anche nelle galassie più vicine. E lui, in un primo momento, riuscì a determinare la distanza di queste, tra virgolette, nebulose che stavano per essere definite non più nebulose, ma nuove galassie, proprio sulla base del rapporto tra la luminosità apparente e la luminosità assoluta di queste stelle veramente molto particolari. Ora, il concetto qui sembra chissà che, ma è veramente molto semplice. E intanto diciamo che perché si chiamano variabili cefeidi? Perché la prima variabile che è stata scoperta con queste caratteristiche di variazione di luminosità è Delta Cefei. Quindi la prima stella che si è scoperta con queste modalità di variazione
si trovava nella costellazione di Cefeo, per cui le stelle che seguivano queste modalità di fluttuazioni luminose di espansione e contrazione sono state chiamate Cefeidi. In particolare questa, che è la capostipite, la prima, come potete vedere, ha una variazione di magnitudine che va da 3,7 a 4,5 in un periodo di 5,4 giorni. Perché parliamo di variazioni di luminosità e di periodo? Perché sono dati importanti, però qualcuno si potrebbe anche chiedere, va bene, d'accordo, tu hai visto questa e come fai a regolarti avendo trovato una stella e poi riuscire a capire quanto è lontana una galassia? In effetti la domanda sarebbe più che giustificata perché non avremmo un parametro che ci consente di valutare le distanze se conosciamo soltanto questa o altre che non sono correlate da un parametro di distanza sicuro. E a questo punto, su una bella immagine che ho fatto cos'è che era nel 2011 dall'isola di Pasqua, questo qui è la piccola nube di Magellano, piccola nube di Magellano che è importantissima, importantissima in questa storia perché è proprio nella piccola nube di Magellano, che è un'astronoma che è diventata famosissima, Henrietta Lea, vi vedete, 1910, siamo prima degli anni, abbiamo detto 23-24, prima del momento in cui Hubble riuscì a capire il concetto di cui abbiamo appena parlato, cioè che ci sono degli oggetti al di fuori della nostra galassia. La Leavitt che cosa fece? La Leavitt così doveva fare uno studio su stelle variabili. Che cosa ha fatto? Si è messa a guardare le stelle variabili che c'erano nella piccola nube di Magellano. Ora, voi capite che se noi guardiamo delle stelle che sono tutte in un determinato oggetto, possiamo tranquillamente stabilire che quelle stelle, più o meno con buona approssimazione, sono tutte alla stessa distanza dall'osservatore. Quindi il parametro della distanza viene praticamente tolto. Noi possiamo essere sicuri che se noi nella piccola nube di Magellano vediamo due stelle che sono come luminosità apparente, uguali, saranno uguali anche come luminosità assoluta, perché sono alla stessa distanza dalla Terra, quindi dall'osservatore. E di che cosa si è accorta? Si è accorta praticamente che questo particolare tipo di stelle, che variavano come quella Cefeide che era stata scoperta per prima, hanno trovato qui un discreto numero di stelle che avevano le stesse modalità di variazione. Beh, pensate, la scoperta è veramente eccezionale. La Leavitt scoprì che il periodo di variazione era direttamente proporzionale alla loro luminosità, diciamo magari nel momento di massima. Quindi che cosa vuol dire? Più era lungo il periodo di variazione, più era luminosa la stella. Ed ecco che a questo punto siamo riusciti a determinare una relazione fra il periodo di variabilità e la luminosità che ha permesso ad Hubble poi di fare altri ragionamenti. Il periodo, ecco, tanto per chiarire le caratteristiche di queste stelle, diciamo che questo è un grafico nel quale vediamo tre categorie di variabili che hanno queste caratteristiche. Allora, diciamo che variano ecco, questa è la cosa fondamentale, variano con un periodo che cresce con la loro luminosità media, quindi più è lungo il periodo, più è luminosa la stella, per cui la luminosità intrinseca di una Cefeide può essere determinata a partire dal suo periodo. Più è lungo il periodo di variazione, più la stella è luminosa. Queste stelle, oltretutto, sono abbastanza luminose per poter essere osservate anche a grandi distanze. Ecco per quale motivo Hubble era riuscito a vederle anche nella galassia di Andromeda. E quindi l'osservazione delle Cefeidi possono essere utilizzate, sono state utilizzate per misurare le distanze, ovviamente, delle galassie più vicine. Poi non dobbiamo esagerare, chiaramente in galassie lontane milioni e milioni di anni è impensabile, forse anche oggi, diciamo tranquillamente, riuscire a valutare la luminosità di una singola stella. Ma rimanendo nelle galassie più vicine, erano oggetti che ci consentivano per l'appunto di valutare la distanza dell'oggetto. Perché? Perché, pur considerando che ce ne sono diversi tipi, quindi bisogna stare attenti
quando andiamo a fare le valutazioni, vedete che ci sono tre categorie anche in questo particolare tipo di stelle, però insomma, questo chi è addetto ai lavori lo tiene presente sicuramente. Diciamo che la cosa alla fine, fatto tutto questo discorso, diventa anche abbastanza semplice, perché se io vado a vedere qui, hanno usato questo, è una cosa molto carina, perché le Cefeidi sono state chiamate le candele di riferimento per le distanze dell'universo, quindi anche il disegno l'hanno fatto mettendoci delle candele. Beh, però questa è una cosa simpatica, perché noi dobbiamo considerare che queste candele abbiano tutte la stessa luminosità. Quindi, se io la vedo molto luminosa, capisco che è vicina, se la vedo debole, capisco che è lontana. Il passo è molto breve, perché se io vado a vedere in questa galassia una cefeide che ha un determinato periodo, avendo un determinato periodo di variabilità, capisco quanto è luminosa in maniera assoluta. Vado a vedere quanto è luminosa come luminosità apparente e automaticamente ho trovato la distanza. Vedete che qui il giro praticamente si chiude. Grazie alla LEAVI, Hubble ha avuto in mano lo strumento per capire quanto potevano essere lontani quegli oggetti che contenevano delle variabili cefeidi, perché più era lungo il periodo di variabilità, più sapeva che era luminosa la stella come luminosità assoluta. Valutando quanto era luminosa in maniera apparente, capiva immediatamente quanto era lontana la galassia, come noi potremmo fare guardando queste candele, sapendo che effettivamente hanno tutte la stessa luminosità. Vedendo quanto le vedo luminose, capisco quanto è lontana la candela. Ecco che questa candela diventa il metro, il campione per poter capire appunto quanto è lontana la candela, e quindi con le Cefeidi possiamo fare lo stesso discorso per quanto riguarda le distanze delle galassie. Poi qui ci si è messo una bella foto questa è una bella foto della Via Lattea fatta dall'isola di La Palma sulla caldera del Taburiente. Bellissima foto, per dire che nel 1920, quindi prima che Hubble arrivasse alle sue conclusioni, due astronomi abbastanza famosi sono pure messi a litigare e a creare confusione sull'argomento. Erano praticamente questo Arlo Shapley, che era dell'osservatorio di Monte Wilson, e anche lui, vedete che è 1920, quindi il lavoro della Henrietta Leavitt era già stato fatto, anche lui sapeva usare le Cefeidi, e lui usa le Cefeidi per stimare il diametro della nostra galassia. E pensate che, guardate, questa è veramente tanta roba, come si suol dire, perché all'epoca è arrivato a valutare il diametro della nostra galassia in 150.000 anni luce, che con buonissima approssimazione, ma veramente con buonissima approssimazione, non è altro che il valore che avevamo noi prima del lavoro che sta facendo Gaia attualmente, e abbiamo visto all'inizio che ha valutato la nostra galassia in 260.000 anni luce. Ma pensate quanto ci era andato vicino, praticamente aveva azzeccato le dimensioni della nostra galassia. Arriva Curtis, il quale invece dice no, ma ci mancherebbe altro. Questo qui, Lick Observatory, competizione, sono più bravo io, sei più bravo tu. Secondo lui, salta fuori a dire che le variabili non erano attendibili, per cui la galassia è più piccola, non sono 150.000, ma sono 30.000 anni luce, il Sole si trova al centro, insomma, ha mischiato un po' le carte e lì ci siamo trovati un attimino con una situazione poco chiara. Ma non soltanto litigavano su questo. Il dibattito tra questi due signori andava anche a toccare gli oggetti che venivano definiti nebule, cioè le nebulose, che però adesso noi sappiamo che allora, quando parlavano di nebule, nebula era la galassia di Andromeda, nebula era la nebulosa laguna, ma chiaramente sono due oggetti completamente diversi, perché la nebulosa laguna è una nebulosa che fa parte della nostra galassia, ma la galassia di Andromeda abbiamo capito che sta tutta da un'altra parte. Eppure questo Shapley, che aveva indovinato le dimensioni della Via Lattea, su questo punto di vista fa un disastro e dice praticamente che secondo lui non esistevano altre galassie oltre alla nostra. Il buon Curtis, invece, che aveva accorciato la Via Lattea, da questo punto di vista riesce a quantomeno a capire, a sostenere
E ci sono delle nebule che non sono nebule, non sono nebulose, ma sono galassie simili alla nostra, soltanto che sono molto più distanti e per questo appaiono come delle nebulose, praticamente come degli universi isola, concetto che ci teniamo poi per chiudere la serata. Quindi, in tutta questa confusione, pensate che chi ne ha fatto le spese, e qui viene da sorridere, perché questo signore non era un grande astronomo, no? Si chiamava Milton Humason ed era praticamente un attendente che lavorava a Monte Wilson e andava a fare pratica e faceva fotografie, lastre, eccetera, eccetera. A un certo punto, nonostante la sua modestia, fotografando la galassia di Andromeda, vedete la lastra sulla destra, bellissima questa cosa, lui aveva detto, guarda che era un dipendente di Shapley, lavorava sotto Shapley, e gli dice, guarda che carissimo illustre astronomo, io sulla lastra di questa nebula di Andromeda, qui ho trovato delle stelle variabili. Questo poverino quasi, come dire, proprio non capisci, guarda che in M31, in questa nebula, è una nebula. Non ci possono essere delle stelle qua dentro. Prende e, come ben vedete, cancella sulla lastra del povero Humason le stelle che lui aveva trovato. E ha detto praticamente, ma lascia perdere, no? Non esiste questa cosa. E quindi il nostro astrofilo, se possiamo così chiamarlo, beh, niente, lascia perdere perché dopo una negazione arrivata da un'autorità così importante, boh, stelle lì, non ce ne possono essere. Finché, ed ecco qui vediamo una bella immagine della galassia di Andromeda, nel 1923 è proprio Eddie Numbol che succede a Shapley e lui, riprendendo in mano tutto il lavoro, chiaramente magari anche le lastre di Humason, però come vi dicevo lui aveva svolto un lavoro a tappeto su 18 galassie, ormai chiamiamole galassie, e si era reso conto che c'erano delle variabili cefeidi. E guardando questi oggetti, guardando quanto erano luminose queste candele, che sapevamo quanto erano luminose messe sul tavolo, dovevamo capire in base a quanto diventavano deboli nell'universo la loro distanza, sapevamo la luminosità assoluta, perché guardando il periodo di variabilità sapevamo quanto era luminosa la stella, e beh, lui è arrivato a dire, ragazzi, queste sono veramente degli universi al di fuori della Via Lattea, sono delle altre galassie. E in un primo momento stima queste distanze sull'ordine di 800.000 anni luce, che non è proprio la misura che poi abbiamo trovato. Oggi sappiamo che la galassia di Andromeda, fino a non molti anni fa, era stimata 1,5 milioni, 2 milioni di anni luce, adesso è 2,5 milioni. Poi si vede che anche in astronomia, e lo vedremo anche da un altro punto di vista, molte cose cambiano non perché i concetti siano sbagliati, ma perché man mano che andiamo avanti, abbiamo degli strumenti più precisi, più potenti per misurare le cose. E quindi finalmente Hubble riesce a determinare e ad affermare che la nostra galassia non è l'unica e fuori dalla nostra ce ne sono delle altre. Come abbiamo già detto qualche slide fa, l'annuncio ufficiale di questa scoperta viene dato il 30 dicembre 1924. Qui nella foto vedete Hubble e nella foto in alto Hubble all'oculare del telescopio di Monte Palomar addirittura. Mentre qui vediamo una fotografia che ho trovato che secondo me è storica, perché praticamente quello che Hubble poi scoprirà, dopo aver scoperto le galassie, scoprirà per quanto riguarda l'espansione dell'universo, lo vedremo fra poco, è stata un po' la conferma di tutto quello che certo Albert aveva affermato conti alla mano. E questa è una fotografia veramente bellissima, storica, dove c'è Hubble che sta guardando attraverso proprio il telescopio Hooker da 2,5 metri, con il quale Hubble ha fatto tutto questo lavoro di ricerca storico che ha portato a scoprire le galassie al di fuori della nostra. Quindi questa per me è una foto veramente bellissima che vede questi due personaggi insieme a osservare le galassie praticamente appena scoperte, possiamo dire. Eccoci qui, vediamo un pochino a che cosa ha portato poi la scoperta delle galassie, e sempre col suo telescopio che abbiamo appena visto con Einstein che stava guardando all'oculare, Hubble misurò lo spostamento verso il rosso evidenziato dagli spettri delle galassie. Che cosa succede praticamente? Beh, il fenomeno dello spostamento verso il rosso, un redshift,
è riconducibile, almeno concettualmente, all'effetto Doppler, che è quello, adesso vi faccio ridere un pochino, ma tanto bisogna anche un po' divertirsi quando facciamo queste cose, no? Diciamo che quello che succede con le onde, succede con la luce, succede con il suono. Noi abbiamo molta più familiarità con l'effetto Doppler che riguarda il suono. E praticamente cosa succede? Se la sorgente è in movimento, no? Se la sorgente si avvicina nel tempo, qui c'è il disegno di un'ambulanza, poi ci vedremo la Formula 1 per fare così un esempio, una prova pratica. Mentre la sorgente si avvicina, l'impulso successivo viene emesso praticamente più vicino all'onda appena emessa, quindi la lunghezza d'onda si accorcia, l'onda diventa compressa, quindi il suono diventa più acuto. Caso contrario, se la sorgente si allontana, succede l'opposto, l'emissione successiva avviene più lontana dal fronte d'onda precedente e quindi l'onda si allunga e quindi avremo un suono più grave. Questo sicuramente ci sarà capitato di sentirlo magari diverse volte con un'ambulanza. Ovviamente, se la fonte del rumore è solidale, è ferma rispetto a chi lo sente, beh, non percepiamo nessuna variazione, sentiamo il rumore così com'è. Ora mi faccio ridere, però volevo farvi toccare con mano. Ho trovato due filmati di un rettilineo di Formula 1 ripresi in due modi diversi, però. Nel primo siamo seduti sulle tribune. Allora, questo lo faccio scorrere, al di là che sono auto d'epoca, questa è una manifestazione fatta a Monza con delle Formula 1 d'epoca, molto bellina, però proprio un attimo. Voi vedrete che ascoltando questo video, noi abbiamo il rumore più acuto nel momento in cui la macchina si sta avvicinando e il rumore diventa più grave nel momento in cui la macchina ci passa davanti e comincia ad allontanarsi. Vediamo se è vero, eh? Proviamo. Quindi questa è la prima situazione. Adesso ce lo prendiamo da un altro punto di vista. Facciamo finta di essere noi Max Verstappen e abbiamo due bei rettilinei e voi sentirete che stando a bordo della macchina, immaginando di essere Max Verstappen, quando ci troviamo a passare nel centro del rettilineo, nel punto dove nel filmato precedente il rumore da acuto diventava grave, in questo filmato non sentiremo nessuna variazione, sentiamo il rumore del motore che gira normalmente, ma perché non sentiamo variazioni? Perché noi stiamo viaggiando insieme al motore. Proviamo a vedere se è vero. Ed ecco che abbiamo finito il nostro giro sulla Formula 1. Avete sentito benissimo che nel secondo caso, passando nella parte più veloce del rettilineo, nella parte centrale, non si è sentito assolutamente nessun abbassamento della tonalità del rumore, come non si è sentito un rumore più acuto all'inizio del rettilineo, perché noi stavamo viaggiando solidali con la sorgente del suono. La stessa cosa succede praticamente con le onde luminose. Ed è proprio Edwin Powell che si è accorto di questa cosa per quanto riguarda le galassie, sfruttando quello che viene appunto definito lo spostamento verso il rosso. Qui non parliamo di Formula 1, non parliamo di rettilinei, parliamo però di stelle che si possono avvicinare o allontanare dalla Terra. E nel primo spettro, lo spettro do per scontato, quantomeno non approfondiamo in questa sede, lo spettro è la scomposizione della luce con un prisma o con un reticolo, nell'ambito del quale noi andiamo a trovare delle linee a determinate lunghezze d'onda che corrispondono agli elementi che sono presenti in una stella o in una galassia. Ok? Ecco, il primo praticamente
corrisponde a Nessuno Shift, distanza costante, quindi la stella è ferma e io rilevo questo spettro. Il secondo corrisponde al secondo disegno della stella, ecco, che Alessandro Colonna non si scandalizzi, sono disegni che ho fatto io, quindi Alessandro chiedo venia, spero solo che rendano l'idea. Nel secondo la stella si avvicina, vedete che l'onda si comprime, diventa più corta per il fenomeno che abbiamo spiegato prima per il suono e quindi il segnale, io l'ho disegnato blu, ma non è che diventa blu, si chiama spostamento verso il blu, come nell'altro caso se la stella si allontana abbiamo una dilatazione dell'onda e quindi quello che viene chiamato lo spostamento verso il rosso. Ma per capirci bene, che cosa succede? Non è che la luce diventa tutta blu. O la luce diventa tutta rossa. Semplicemente, se noi abbiamo uno spettro dove una riga è in questa posizione quando la stella è ferma, quando la stella si avvicina, l'onda diventa più corta, quindi tutto lo spettro si sposta. Vedete che questa linea si è spostata verso la porzione blu dello spettro, quindi spostamento verso il blu. Se la stella si sta allontanando, ecco che l'onda si dilata e quindi di un pochino tutto lo spettro, compresa questa riga, si sposta verso la porzione rossa dello spettro. Quindi stella ferma, spostamento verso il blu se la sorgente si avvicina, spostamento verso il rosso se la sorgente si allontana. La cosa che Edwin Hubble scoprì è che praticamente gli spettri delle galassie evidenziavano tutto lo spostamento verso il rosso. Quindi prima cosa, le galassie, se noi le guardavamo da casa nostra, dalla Terra, dalla nostra galassia, avevano uno spostamento caratterizzato, avevano uno spettro, scusate, caratterizzato dallo spostamento verso il rosso. Spostamento verso il rosso, che cosa significa? Che l'oggetto si sta allontanando. Quindi tutte le galassie si stanno allontanando dalla nostra. Ma non solo. Si è reso conto che più le galassie erano lontane, più questo effetto di spostamento verso il rosso era grande. Quindi più le galassie erano lontane, più si spostavano velocemente. E questa è diventata proprio una prova a favore della teoria del Big Bang e qui ci congiungiamo praticamente a quello che dicevamo prima di Einstein. Vedete praticamente che questo disegno riassume un po' il concetto che avevamo detto prima. Questo concetto è stato riassunto in quella che è diventata la legge di Hubble, mi permetto di parlarne perché anche come formula è veramente nulla, è una semplice moltiplicazione dove ci dice che se noi osserviamo una galassia, la sua velocità di allontanamento è uguale alla sua distanza moltiplicata per un parametro che è quello che è stato definito la costante di Hubble, quella che ha definito Edwin Hubble. Quindi, al di là di questa costante, che è un numero fisso, vediamo che la velocità di allontanamento è direttamente proporzionale alla distanza della galassia. Più la galassia è lontana, più si allontana velocemente da noi. Questi valori sono cambiati dal 1929 perché la costante di Hubble ha subito delle variazioni, ma non perché sia sbagliato il concetto, ma perché, come si diceva prima, abbiamo sempre via via a disposizione strumenti sempre più potenti che sono in grado di rettificare e toccare magari alcune rilevazioni, di cambiare un pochino quello che è il valore della costante di Hubble. E ecco qui sempre Alessandro, girati da un'altra parte, è un disegno che ho fatto per rendere conto dell'idea, il concetto potrebbe essere quello che vedete, quando avviene l'esplosione, la potenza dell'esplosione è massima all'inizio, quindi all'inizio la materia viene espulsa con maggiore forza, con maggiore velocità, quindi le galassie più esterne sono quelle che viaggiano più velocemente. A mano che l'esplosione, diciamo, perde di intensità, la materia che esce a una velocità leggermente inferiore. Quindi vedete che le galassie più esterne sono quelle che vanno più velocemente, poi meno, addirittura queste vanno dall'altra parte. E quindi se voi prendete per esempio questa galassia, vedete che se andiamo a guardare questa, va ad una certa velocità. Questa è più lontana, va più veloce. Non parliamo di quelle che sono dall'altra parte, che allo stesso tempo anche quelle che sono, non dico parallele, ma che sono su rami radiali, vedete che questa galassia praticamente si sta
allontanando, e questa ha una velocità ancora maggiore perché c'è la maggiore angolo, una maggiore separazione. Quindi, su qualsiasi galassia voi vi concentrate, guardandovi intorno, più le galassie sono lontane, più si allontanano ad una velocità più elevata. E questo è proprio il concetto dell'universo in espansione. E qui lo ritroviamo anche in questo disegno. E parole, benissimo, poi c'è chi ha fatto un bel lavoro e ha provato, guardate, questo è un lavoro fatto apposta per riscontrare questi dati, riscontrare questo discorso. In questi spettri, che sono spettri di galassie, riconosciamo, vedete queste due righe vicine? Queste sono le righe H e K del calcio. Vedete che riusciamo a riconoscerle in tutti gli spettri? Le vedete? Guardate in quale porzione dello spettro si trovano, guardando la distanza. Questo è un oggetto che è lontano 78 milioni di anni, le troviamo qui. 1 milione sono più spostate di là, vedete il rosso è da questa parte. Vedete che a mano che aumenta la distanza, diventa sempre maggiore l'entità dello spostamento verso il rosso. La riga qui si trova qui si sposta ancora, guardate la distanza da questa parte, più aumenta la distanza dell'oggetto osservato, più le righe H e K del calcio si spostano verso la porzione rossa dello spettro. E questo è un lavoro che ha dimostrato per l'appunto la legge di Hubble, al di là poi della costante che venga più o meno rifinita. Dunque, è proprio col lavoro di Hubble che negli anni 20, con quel telescopio, siamo riusciti a dare il concetto di galassia, definendo un insieme di ammassi, associazioni stellari, gas, polvere, chi più ne ha più ne mette, tutto scritto anche nella slide, però riconducendo questo discorso non soltanto alla nostra galassia, ma ad altre strutture simili che ruotano intorno al loro centro di massa e che popolano tutto l'universo. Oggetti che, tanto per avere un minimo di così capire come sono fatti, prendiamo come esempio la nostra galassia, tanto per dare delle dimensioni, dimensioni che poi possono essere molto diverse da uno all'altro, però parliamo di casa nostra. Abbiamo già visto che il diametro, grazie a Gaia, è stato determinato circa 260.000 anni luce. Lo spessore di 15-20 mila anni luce, da 200 a 400 miliardi di stelle, tutte queste cose per capire anche quanto è grande il nostro sistema solare, per avere un'idea, diciamo che se la nostra galassia la rappresentassimo, attenzione, con un disco che ha un diametro di 260 km, il nostro sistema solare sarebbe grande 2 millimetri. Quindi questo ci dà anche l'idea di quanto sia enorme una struttura del genere. Hubble a quel punto lì si è divertito anche a classificare le galassie. Una volta che abbiamo scoperto che ci sono, si è incominciato anche a lavorare con la fotografia in quegli anni, e quindi ha classificato le galassie che praticamente vengono in un primo momento divise tra ellittiche, lenticolari, che poi vedremo questa cosa accade, galassia spirale e spirale barrata. E il valore che c'è accanto alla E sta ad indicare la sfericità, piuttosto più il valore è alto, più la galassia è ellittica. C'è da dire una cosa importante, che questo schema non è una sequenza evolutiva, cioè non è assolutamente detto che una galassia nasce così e arriva in un altro modo. Sono i tipi di galassie che noi troviamo, galassie finite che noi troviamo nell'universo, classificate secondo le loro forme. Questo è stato il diagramma iniziale, e poi ci sono state alcune correzioni, aggiunte, rettifiche da parte di altri due astronomi, De Vaucouleurs e Vandenberg, e alla fine si è arrivata a quella che è una classificazione definitiva. E i tipi principali praticamente sono le ellittiche, le spirali e le spirali barrate. Quelle ellittiche sono quelle che praticamente hanno meno dettagli, perché sono quelle più antiche nelle quali c'è scarsità di materia interstellare. Infatti, vedete una figura molto diffusa senza quelle righe nere che contraddistingueranno le galassie che vedremo più dopo, scusate. E per questo motivo, visto che manca materia interstellare, è anche piuttosto basso il tasso di formazione di stelle nuove.
Ecco, le lenticolari, poverino, Hubble ha fatto tanto e si è accorto che c'erano galassie di questo genere, non si è accorto subito che le galassie lenticolari non erano altro che galassie spirali viste di taglio. Quindi lui in un primo momento le ha classificate così, ma poi dopo verranno tolte. Questa è una di quelle che lui aveva classificato come lenticolare ed è una bellissima galassia spirale che si trova nella costellazione del Drago. Semplicemente è vista di taglio. Ecco che abbiamo le galassie spirale, vedete anche lì la classificazione dove la S sta per spirale, le lettere A, B e C indicano il grado di spessore dei bracci e del nucleo centrale. Visto che abbiamo materia interstellare, polveri oscuri, ci sono molti dettagli e ovviamente i bracci dove ci sono i polveri oscuri sono zone nelle quali c'è un elevato tasso di formazione stellare. La stessa cosa. Ci perdiamo tempo, qui cambia soltanto il fatto che le spirali barrate non hanno un nucleo sferico, ma hanno una barra che contraddistingue la parte centrale della galassia. Per il resto le definizioni sono le stesse. Diciamo che dal 1929 in poi i telescopi si sono evoluti sia dal punto di vista ottico e meccanico. Questo, guardate, questo è il telescopio di Monte Palomar, dove l'osservatore si sedeva niente po' di meno che dentro la parte del telescopio che conteneva lo specchio secondario, telescopio piccolino, 5 metri di diametro. E poi, ovviamente, negli anni più recenti l'informatica ha dato il suo notevole contributo su telescopi che sono stati collocati nelle zone più favorevoli sul nostro pianeta, fino ad arrivare al VLT, che è una struttura che si trova in Cile, sono quattro specchi da più di 8 metri di diametro l'uno, certamente. Il massimo della potenza, della risoluzione è stata raggiunta quando è stato messo in orbita il telescopio spaziale. È stata una tappa fondamentale questa per lo studio dell'universo, per lo studio delle galassie ed è proprio per questo motivo che il telescopio spaziale è stato denominato Hubble Space Telescope, dedicato a Edwin Hubble. E qui cominciamo a parlare del secondo Hubble del nostro racconto. Come vi dicevo, è partito nel 1990 e soltanto oggi, a 20 anni di distanza, riusciamo ad avvicinarci, non dico a fare le stesse cose, ma ad avvicinarci ai risultati che il telescopio spaziale fa dal 1990 con i telescopi più potenti che abbiamo sulla Terra. Qui vediamo qualche immagine di repertorio, bellissima la partenza, lo shuttle che ha nel vano di carico il telescopio spaziale, tanto per vedere qualche bella fotografia nel momento in cui il telescopio spaziale è stato messo in orbita. Sono occasioni queste nelle quali è anche bello vedere qualche immagine di repertorio di quei momenti. Qui possiamo leggere tra i tanti dettagli la cosa più importante, diciamo che lo specchio principale è soltanto, dico tra virgolette, soltanto di 2,40 m. Dico soltanto perché a Terra abbiamo telescopi molto più grandi, ma che non riescono a raggiungere lo stesso risultato perché il telescopio spaziale gode di un vantaggio che nessun telescopio a Terra ha, cioè è al di fuori dell'atmosfera. Ecco per quale motivo è diventato così potente, importante e al di là degli altri dati che vabbè. Possiamo dire che la velocità è più o meno quella della stazione spaziale, sono 27.000 km all'ora, immagini raccolte tantissime e l'operatività inizialmente stimata parlava di tenerlo operativo fino al 2013. Oggi pensate che nel momento in cui è stato mandato in orbita il James Webb Space Telescope, ne parleremo a gennaio con Silvia faremo questa, praticamente questa è un po' l'introduzione anche del James Webb Telescope di cui parleremo a gennaio. Il telescopio è ancora operativo perché è stato fatto un accordo tra NASA e SpaceX per riposizionare il telescopio, portarlo a un'altezza di 600 km e tenerlo in vita fino addirittura si parla 2030-2040. Questa è una cosa molto interessante perché nonostante il telescopio spaziale sia meno potente del James Webb, spoileriamo un dato su gennaio, questi sono 2,40 m, il James Webb sono 6 metri di specchio, però la cosa importante è che questo telescopio in gran parte lavora nel visibile, oltre che nella spettrografia, mentre il James Webb lavora nell'infrarosso e quindi i risultati sono complementari. Qui
Qui vediamo la strumentazione, senza entrare nel dettaglio, diciamo che abbiamo diverse componenti che lavorano sia a largo campo, sia ad elevato ingrandimento e soprattutto anche per quanto riguarda la spettrografia. Poi c'è stato la sorpresa quando è stato messo in orbita, perché con tutto quello che si era detto del telescopio spaziale, il telescopio arriva in orbita, fa le foto e le foto non vanno a fuoco. Praticamente era successo un pasticcio, perché si scoprì che la Hughes Corporation, che era la ditta che aveva prodotto gli specchi, ne aveva prodotti due. Uno che praticamente non teneva conto che il telescopio spaziale si sarebbe trovato ad operare nel vuoto, e l'altro sì. Peccato, non si sa per quale motivo, che abbiano montato quello sbagliato. E per cui hanno dovuto sopportare questo difetto. Vedete le immagini delle galassie che arrivavano, che non erano a fuoco. E a un certo punto, nel 93, quindi 3 anni dopo la messa in orbita, qui avrà lavorato di spettrografia e tutto quello che volete, però dal punto di vista delle immagini no. E finché si decise quale componente togliere, perché per mettere gli occhiali al telescopio spaziale, praticamente si è dovuto togliere un pezzo dal telescopio per inserire una lente di correzione, che è chiamata Costar questo elemento, e quindi questo Costar, questa lente, che ha costretto a togliere un elemento dal telescopio spaziale. Vedete che la missione è sempre stata fatta con lo shuttle, hanno tolto un pezzo e gli hanno messo gli occhiali. In questo modo vedete che dalle immagini del 1990 che andavano a fuoco, finalmente il telescopio spaziale riesce a lavorare con gli occhiali. E qui, molto anche velocemente, però vi dicevo, sono anche occasioni nelle quali ci vediamo delle belle immagini. Vedete che cosa succedeva tra le immagini, attenzione, telescopi, signori osservatori, però guardate la differenza fra le immagini riprese da Terra e le immagini riprese con il telescopio spaziale. Guardate questa nebulosa, cioè vado abbastanza velocemente, questo è Giove ripreso dal Voyager, sempre dall'osservatorio a Terra, e questa è un'immagine del telescopio spaziale. Bellissima questa immagine della galassia NGC 891. Dite, vabbè, tutto sommato, però se il telescopio spaziale si impegna, saltano fuori cose di questo genere. Continuo proponendovi delle immagini. Questa, pensate, è stata fatta col VLT, quel telescopio che è composto da quattro specchi da 8 metri l'uno, telescopio spaziale. Buonanotte, cioè, è stato veramente un salto di qualità incredibile. Questo è stato nel 94, quando la cometa Schumacher-Levy cadde su Giove, un evento eccezionale, ripreso dal telescopio spaziale, che mette in evidenza, vedete, tutti i punti di impatto della cometa. Questa immagine è passata alla storia, perché pensate che questo quadratino è contenuto diverse volte nell'immagine che noi vediamo della Luna, tanto per dare l'idea della dimensione. E qui ci sono soltanto, guardate, quelle che hanno i raggi, una, due, tre, quattro stelle. Tutti gli altri oggetti che vedete sono galassie. Nebulosa che è stata definita i filoni della vita, dove sono le fotografie addirittura delle protostelle che stanno nascendo. Questa è un'immagine di Eta Carinae ripresa con i telescopi. Guardate il Hubble addirittura, che riprende le protostelle che stanno nascendo all'interno della nebulosa. È veramente qualcosa di spettacolare. In Beta Pictoris, addirittura il disco di accrescimento di un nuovo sistema solare, è stato fotografato, non rilevato, fotografato fisicamente il primo pianeta extrasolare. E poi guardate anche nelle nebulose i dettagli che il telescopio spaziale riesce ad ottenere. Bellissima questa nebulosa di Orione, ripresa con un bel telescopio. Ed ecco cosa ci fa vedere il telescopio spaziale. Guardate i dettagli anche nelle galassie. Nelle galassie arriviamo addirittura a vedere, questa è la galassia vortice, arriviamo con il telescopio spaziale a vedere nelle altre galassie le nebulose che noi con i telescopi normali riusciamo a vedere nella nostra galassia. Ecco, con l'Hubble Space Telescope li vediamo nelle galassie, almeno nelle galassie più vicine. E qui continuiamo a vedere immagini spettacolari riprese con il telescopio spaziale. Questa sarebbe stata classificata come lenticolare da Apollo, oggi sappiamo che è una spirale. Ecco, fondamentalmente possiamo dire che le galassie che abbiamo appena osservato, che sono quelle che compaiono nella classificazione di Hubble, si possono
ricondurre a galassie che non hanno subito deformazioni, a galassie che sono rimaste tranquille nella loro esistenza. Tant'è vero che in una classificazione del genere torna male trovare in cielo un oggetto di questo genere. Ma cosa succede? Anche qui la scusa per vederci qualche immagine. Nella classificazione di Hubble mancano, almeno all'inizio, le galassie irregolari, perché qui non parliamo di una galassia, ma parliamo di più galassie che si sono incontrate e che si sono reciprocamente modificate. Parliamo delle galassie interagenti. Galassie interagenti, eccole qui, che sono veramente uno spettacolo nel momento in cui, pur non essendo ancora unite, magari risentono reciprocamente della propria forza di gravità, della rispettiva forza di gravità. Vediamo che cosa succede in cielo quando accade un evento di questo genere, che si sviluppa magari milioni di anni, perché i tempi poi sono questi. Vedete questa galassia che è stata. Ne ha incontrata una molto più piccola che è stata praticamente disfatta, smontata, e tutte le stelle sono state distribuite intorno all'oggetto principale. Queste due galassie cominciano ad attrarsi l'un l'altra, però nell'attrarsi l'un l'altra perdono ovviamente la forma o ellittica o a spirale e troviamo sempre fotografie del telescopio spaziale oggetti di questo tipo. Per NGC 5426, queste due galassie interagenti, sono partito con un'immagine del telescopio del Gran Canaria, il GTC, che come specchio, pensate, che è uno dei più grandi al mondo. Qui vedete la fotografia, ha uno specchio di 10 e metri e 40 centimetri. Vi ricordate cosa abbiamo detto nel telescopio spaziale? 2 metri e 40 centimetri. Attenzione che cosa arriva dal telescopio spaziale di questa galassia. Guardate che spettacolo. Questa per me è una delle fotografie più belle, perché qui vediamo due galassie che hanno ancora la loro forma spirale, che incominciano a toccarsi, che incominciano ad interagire, e sicuramente fra qualche milione di anni la spirale non la vedremo più e vedremo oggetti di questo tipo. Questa è la famosissima spirale M51, e chi più ne ha più ne metta, tanto per divertirci a vedere che cosa succede quando le galassie si incontrano, quando si modificano reciprocamente, perdendo la loro forma, guardandoci tutte le immagini del telescopio spaziale. E qui ne abbiamo una bella panoramica. All'interno di queste galassie, quando la materia si distribuisce in maniera così strana, si generano anche delle concentrazioni che diventano particolarmente attive da questi scontri, no, scontri relativamente perché le stelle non si scontrano tra di loro, ma si generano delle zone particolarmente dense di materia interstellare, nella quale nascono un gran numero di stelle. Guardate che spettacolo! Questa è stata fatta dal telescopio spaziale. Vedete proprio le zone attive con moltissime nebulose, nelle quali poi si formano le nuove stelle. Questa è N82, anche lei la galassia irregolare. Addirittura qui abbiamo delle galassie che dalla loro unione. Pensate che una galassia cattura l'altra e mentre la parte centrale ruota in un senso, la parte esterna ruota nell'altro. Oggetti stranissimi che grazie al telescopio spaziale siamo riusciti a vedere, a catalogare e che adesso saranno anche spunto per tutto quello che magari il James Webb Telescope dovrà fare. Qui praticamente è una galassia che ne ha smontata una e tutto quello che costituiva prima una galassia adesso è un anello di stelle che ruota intorno all'oggetto più massiccio, ovviamente. Ecco la classificazione, diciamo, un po' più completa, dove sono sparite le galassie lenticolari, vedete, non ci sono più, e allo stesso tempo sono state aggiunte le galassie irregolari, che abbiamo ben visto come nascono. Col telescopio Hubble abbiamo anche imparato a non pensare che ci siano galassie di questo tipo che vengono chiamate interagenti, perché qui vedete che la spirale è ancora integra, semplicemente sono sovrapposte. Vedete che da questa parte riusciamo a vedere la polvere scura che popola questa galassia che si sovrappone al nucleo di quella più luminosa. Dall'altra parte il cielo è scuro, non ci permette di vederlo. Stessa cosa, sempre una bellissima immagine del telescopio spaziale dove vediamo questa parte di materia che si va a sovrapporre ma non a interagire perché qui le distanze tra le due galassie sono diverse, una è più vicina e l'altra è più lontana. E poi per finire anche i nuclei attivi, dove grazie sempre all'Hubble Space Telescope abbiamo scoperto
scoperto un'attività molto particolare nei nuclei delle galassie, dove oggi sappiamo che con ogni probabilità nel nucleo di ogni galassia c'è un buco nero. Lenti gravitazionali, dove vediamo che la luce di una galassia più lontana viene deviata da una galassia massiccia che sta tra di noi e questa galassia. Abbiamo scoperto che la luce viene deviata da oggetti di grande massa e a volte troviamo addirittura configurazioni di questo tipo dove, pensate, grazie a questo gioco della deviazione di raggi di luce, grazie ad un oggetto massiccio, troviamo quattro immagini dello stesso oggetto che si nasconde là dietro. Questa è stata chiamata la croce di Einstein e tanto che abbiamo accennato agli spettri, diciamo che una delle prove che questi oggetti sono l'immagine di una galassia unica è proprio il fatto che lo spettro di questi quattro è identico e quindi riusciamo a capire che abbiamo quattro immagini diverse grazie a questo gioco della deviazione dei raggi di luce, la quattro immagini diverse dello stesso oggetto che si nasconde là dietro. Questa è una delle configurazioni più particolari e proprio per questo motivo è stata chiamata la croce di Einstein. Vediamo un'altra bellissima immagine di questi effetti di immagini di oggetti che vengono deformati, oggetti lontani che vengono deformati e appaiono questi archi che non sono riconducibili a vere e proprie forme di galassie, ma lo sono nascoste là dietro e deformate dagli oggetti. Vedete che qui, se guardiamo questo, riusciamo benissimo a capire che fa diversi scherzi a quello che sta là dietro. È proprio il centro di questa lente gravitazionale, di queste deformazioni che hanno al centro questo oggetto molto massiccio. Qui ne vediamo un'altra. E sempre parlando del telescopio spaziale, gli diamo anche il merito, non direttamente, perché questa è un'immagine che è stata ricostruita dopo anni che erano state riprese da due telescopi, non soltanto Hubble, ma anche da Spitzer. Questo oggetto, che ha quella strana sigla GS8P7, è stata analizzata con diverse tecnologie ed è risultata essere un oggetto distante 13,2 miliardi di anni luce, per cui al momento c'è lo zampino di Hubble anche nella scoperta dell'oggetto più lontano da Terra. In conclusione, abbiamo parlato di universi, si era parlato di universi isola, ma questo concetto possiamo magari cercare di accennarlo un attimo per spingerci proprio al limite di quello che è la serata che stiamo per concludere. Abbiamo visto che i raggi di luce vengono deviati da materia di notevole massa. Benissimo, allora facciamo finta, scusate, questo è un universo, questo è il nostro universo, facciamo finta che qua ce ne sia un altro. Allora, che cosa succede? Succede che il raggio di luce, che parte da una sorgente, magari muovendosi tra le galassie del nostro universo, viene deviato magari anche diverse volte, finché a un certo punto questo raggio di luce non provi ad uscire. Ma nel momento in cui prova ad uscire, questo raggio di luce si trova in una situazione molto particolare, che si trova alle spalle tutta la materia del nostro universo. Allora, questa enorme quantità di materia fa sì che questo raggio viene piegato e fatto tornare indietro. Praticamente possiamo dire che quello che in un buco nero succede per l'estrema concentrazione di materia, nel caso dell'universo succede quando questo raggio esce per l'enorme quantità di materia che il raggio di luce si trova tutto da una parte e quindi torna indietro. Era bellissimo quando Einstein parlava di questo effetto, diceva: se io mi dovessi mettere stasera a osservare il cielo sul bordo dell'universo, ci sta che guardando in questa direzione vedo l'immagine della mia nuca che ha fatto tutto il giro dell'universo e me la riguardo dal telescopio. Questo per farci capire che con ogni probabilità non siamo da soli neanche in questa immensità dello spazio, che è possibile che ci siano altri universi, che però sono stati definiti dallo stesso Einstein come universi isola, cioè condannati ognuno di noi a non poter vedere quell'altro, perché quando la luce cerca di uscire da una quantità di materia così enorme, piega, torna indietro e probabilmente siamo condannati a non poterci vedere reciprocamente. Ora ci siamo spinti molto in là, ritorniamo alla nostra concezione che ci fa
capire che noi siamo, abitiamo sulla Terra, che la nostra Terra è nella Via Lattea, che la nostra Via Lattea fa parte di un universo. E quindi con questa considerazione vi dico grazie per la pazienza, per l'attenzione e ovviamente alla prossima, quando parleremo a gennaio del capitolo successivo, cioè del James Webb Telescope. Spero di non avervi annoiato, spero di avervi raccontato qualcosa di carino. Vi ringrazio, chiudo la condivisione e se avete qualche domanda provo anche a rispondere. Intanto grazie.